Giacomazzi! Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, grazie di essere qui. Vorrebbe essere una serata d'allegria, ma io sono un po' sinceramente pregio perché due settimane fa sono andato a fare la spesa con mia moglie e solo chi va a fare la spesa con la propria moglie sa cosa patisce un uomo. Mi ha detto, ci andiamo di sabato che è più comodo. All'Ipercop, appuntamento alle 9 davanti all'Ipercop. Chiude alle 9 di sera, così si prende un po' di tempo per fare due giri. Sono arrivato là, lei era in ritardo, è arrivato un mio amico, sai, di quelli sburoni, fai quegli incontri strani, macchina nuova, è arrivato lì, mi ha fatto, ehi, ciao Giuseppe, hai visto la bestia? Ho detto, no, mia moglie è in ritardo, non è ancora arrivata. È una roba... Poi è arrivata lei, aveva un ghigno che... una roba da paura proprio. Te entri dentro l'Ipercop, guidi te il carrello ovviamente. Chi ha mai guidato un carrello che vada dritto, alzi la mano. Non esistono i carrelli che vanno dritti. Lo guidi di anca, così. Sembra che li abbiano progettati per il dottor House, porca miseria. Dai! E fai, è così. E ti fai 8 ore. 8 ore là dentro con della gente che compra roba da pavore. Lei ha una lista che sono diventato azionista di maggioranza dell'Ipercop per gli acquisti che deve fare, 3 carrelli. Poi arrivi alla cascia, che pensi che sia finito il tuo incubo? No, perché alla cascia i ruoli sono definiti a monte. Lei è l'addetta alle carte. Carta punti e tessera bancomat. Il tuo bancomat che avevi pensato di aver smarrito settimane prima. Te sei l'addetto allo stivaggio. Devi fare le borsine. Però devi fare le borsine te come le vorrebbe fatte lei. Ma lei non ti dice un cazzo. Perché vuol vedere se dopo tanti anni ha imparato. E allora lì salta fuori l'orgoglio maschile. Perché c'è una gara di ignoranza, un romagnolo non può arrivare secondo. Gonfi il petto, è vero. Gonfi il petto. E ti dici, fratello, ce la posso fare. Ti metti in fondo al nastro, così. Neanche un ricevitore dei New York Yankees sarebbe così pronto. L'Ipercop si ferma e ti guardano tutti. Alcuni dicono, ce la può fare. La solidarietà femminile non esiste in natura, ma quando devono far diventare un uomo più baggiano di quello che già è, si scatena. Vedi un cenno di intesa rapido fra la cashier e tua moglie, e la cashier automaticamente decuplica la velocità del nastro. A te ti arrivano dei panetti di burro ai 2,10, che neanche i boscerini sul coppolino di Valentino gli arrivano così forte, cazzo. Ma te sei pronto? È vero! Sei pronto! Non hai problemi! Sei pronto, ti sei immedesimato appena senti il primo bip, ti tuffi nel mare delle borsine chiuse. E si sente bip, via, ti tuffi. Io non so chi faccia le borsine. Vorrei conoscere quell'azienda perché le borsine sono saldate. Non ce n'è una che si apra a guardarla. Te vedi sta gente così, te li là. Comincia a soffiare, proprio enfisema polmonare, cataratta infiammata, otite, sciatica lombare che ti percuota, diventi un rotame. Ho capito perché molti hanno l'unghia lunga del mignolo. Perché la aprono spaccandola proprio. È così, è così. Te hai aperto 3 borsine e senti, signore, sono 310 euro. L'Ipercop ti guarda così. Tua moglie così, che ti dice, solito cretino, che figure mi fai fare? Lei intanto che fa la transazione bancaria, te metti dentro un po' alla vecchia, così la rinfugio come viene. Rimane fuori il dash liquido. Che è comodo, mia moglie dice che è comodo, rispetto a quello in polvere, perché se te hai in macchina la scatola del dash in polvere e si rompe,
Con l'aspirapolvere pulisci. Se ti si rompe il dash liquido, te dai fuoco alla macchina e la cambi. Però è più comodo. Pesi 9 quintali, te ormai hai un lavoro addosso, metti dentro e senti... Hai schiacciato il sciacchetto delle macine. Lei se n'è accorta che te hai schiacciato il sciacchetto delle macine. Ma non ti dice mica niente. Perché il momento della verità deve ancora arrivare. Pensi di aver finito il supplizio? Parti, arrivi a casa, metti le borse sulla tavola, lei si butta sul divano, si cava le scarpe e dice... Sono sbudellata. Io sono in giro dalle 9 di stamattina. È vero. Sono in giro dalle 9 di stamattina. Che te dici? Cazzo anch'io. T'ho accompagnato io dentro. Però te lo tieni per te, non è che glielo dici. Cominci a mettere via perché lei ti dice: ci arrivi te sui pensili là in alto. Metti via te. Te, metti via, poi arriva il momento della verità, le macine. Lei è sul divano dietro di te, non ti vede. Allora provi a ravvivare il sciacchetto. Proprio ci provi e lì vedi che le donne hanno gli occhi anche nei garretti dei piedi. Perché senti la voce tagliente dietro. Le hai schiacciate, eh? Che ti dici, cazzo, si chiamano macine. Si sono macinati nel venire a casa, si vede che... E lì è la fine, perché lì ti dice, e adesso chi le mangia? Cazzo, siamo in due. Io la mattina prendo un caffè e vado via dopo aver fatto il letto e le pulizie. È vero. Ne abbiamo presi 6 pacchi da 1 chilo, magari uno scadeva. Beh, io ho capito chi le mangia. Io tutte le mattine, da 2 settimane, mi alzo, vado a tavola, ho il mio gammellone di latte. Neanche Little Cider è così caldo. Mia moglie arriva, col cesto, un mestolo, mi vuota dentro 2 spallettate di roba sbriciolata. E io è 2 settimane che mangio il pastone dei maiali. Si potrà essere contenti? Giuseppe Giacobazzi! Grazie. Grazie, Teresa.